Siamo ora in compagnia del signor Kerazu, responsabile della casa editrice Condages. Come è iniziata la sua avventura nel mondo dell'editoria? La mia avventura insieme ad altri soci è iniziata nel 92, precisamente a Torino. Eravamo tre, chiamiamoli emigrati, anche se poi in realtà eravamo tutti laureati che lavoravano nelle varie industrie lì nel torinese. E dal 96 la sede è stata, che stava prima a Sassari, è stata portata a Cagliari, e io sono rientrato in Sardegna in quel periodo, e da allora insomma, abbiamo pubblicato 220 titoli circa. Primo titolo? Il primo titolo, sì, questo è una curiosità. Su Patriotus Arduas Hospedaltarius è nato da una ricerca fatta negli archivi di Stato di Torino, che hanno parecchio materiale sulla Sardegna, c'è proprio l'archivio, la sezione Sardegna, che è ricchissima, e da lì abbiamo pubblicato il primo libro e fondato la casa editrice, che è andato anche benino, abbiamo fatto una ristampa, è tuttora in commercio. Da allora ha avuto uno sviluppo molto importante a livello di editoria locale, la Condages. Adesso ci puoi illustrare quali sono i filoni principali della vostra produzione? Noi abbiamo, diamo molta diciamo così, importanza al problema della lingua, quindi siamo sicuramente tra le case editrici che per quanto riguarda la lingua sarda ha pubblicato in lingua e sulla lingua. E abbiamo, che so io, una collana abbastanza ricca di libri in sardo che si chiama Paveriles, e poi abbiamo multimediali per l'insegnamento della lingua sarda, libri di linguistica, dizionario in lingua sarda, grammatica, parecchi lavori. Poi l'altro nostro pezzo forte è la letteratura per ragazzi, quindi abbiamo la collana Il Trenino Verde, che siamo arrivati a 37 titoli, ha parecchio successo con le scuole, questo ci dà buon sperare per i lettori del futuro, e in effetti bisogna investire sui ragazzi. La produzione in lingua per i ragazzi? Sì, abbiamo una collana parallela al Trenino Verde che si chiama Su Treno Rubio. Ha qualche difficoltà in più, perché il problema è saper leggere il sardo, e finché il sardo non entra nelle scuole come materia, non dico materia curricolare, ma si insegna in sardo, quindi materia, cioè, diciamo lingua veicolare, e i nostri ragazzi non si riappropriano della lingua del posto, e quindi imparano a leggere e a scrivere in sardo, il futuro della lingua potrebbe essere compromessa. Quindi, però quello è un problema politico. Devono essere i sardi a volerlo, se lo vogliamo possiamo averlo. Se invece rimaniamo indecisi, probabilmente la lingua avrà dei problemi nel futuro. Molti editori stanno proponendo un format, diciamo, che fino a qualche anno fa non andava molto di moda, comunque era inusuale, quello di associare una produzione editoriale tradizionale, cioè un libro, a dei contenuti multimediali, quindi in questo caso CD musicali o comunque lettura di poesie, reading. Cosa pensa a riguardo? Che possa essere positivo, dico? No, sicuramente positivo, sicuramente se noi non ci adeguiamo agli altri format, alle produzioni, quindi non solo quelle cartacee, non sopravviveremo nel futuro, perché vedo i giovani ormai utilizzano i computer come se fosse, che so io, la bicicletta, quindi non hanno problemi a utilizzare i computer, e utilizzano sempre di più quelli che sono i prodotti dell'elettronica anche per acquisire informazioni, per studiare, quindi sarà un mezzo di, dico tra virgolette, di lettura, quindi di apprendimento di conoscenze, e noi come editori dobbiamo entrare. Quindi noi i libri col CD abbiamo iniziato nel 94, quando
già c'erano pochi lettori CD nella casa di, nelle case dei sardi, infatti avevamo difficoltà anche di vendita. E comunque noi il multimediale lo facciamo regolarmente, abbiamo fatto parecchie pubblicazioni con annesso DVD o CD, stiamo anche vari lavori in uscita, sì, ci crediamo molto, e poi il futuro sarà anche gli ebook, i nuovi lettori, tutte queste cose qua, sì sì, ci stiamo lavorando. Ultima domanda riguardo la 10ª edizione della Fiera del Libro di Macomer. Volevo chiederle, sicuramente voi sarete stati presenti anche le altre edizioni, cosa trova che ci siano delle differenze significative rispetto a quelle precedenti, in positivo, sia in positivo che in negativo, in questa edizione? Allora, personalmente ho partecipato a tutte tranne che a una, l'anno in cui gli editori non c'erano. E il problema è che le fiere è un lavoro lungo, è un lavoro che si deve svolgere nei mesi, bisogna coinvolgere il territorio. Noi come Associazione Editori Sardi coinvolgevamo le scuole, perché ci crediamo nei nuovi lettori, quindi c'era un diverso movimento. Quest'anno purtroppo la programmazione è partita in ritardo e i risultati si vedono. C'è meno afflusso, c'è anche un problema di crisi, della crisi che è imperante, e la gente ha sempre meno soldi, e questo è un problema, però sicuramente una maggiore pubblicità, più coinvolgimento del territorio avrebbe dato maggiore successo. Tra l'altro questa è la 10ª edizione, non è un traguardo, 10 di qualsiasi cosa in Sardegna è già tanto, e forse si poteva fare di più. Lei è anche vicepresidente dell'Associazione Editori Sardi, come vede l'editoria sarda in prospettiva e anche in paragone, se vogliamo, a quella nazionale? Secondo lei negli ultimi 10 anni c'è stato uno sviluppo significativo, sempre connesso a, a quelle che sono le nuove produzioni dal punto di vista appunto dei format, ma anche dell'investimento a riguardo, cioè da parte degli operatori del settore, appunto investire maggiori risorse? Dunque, nonostante tutto l'editoria sarda va avanti e continua a produrre titoli anche importanti. Vabbè, penso che qui si possano vedere esempi, poi come in tutte le cose ci sono cose diciamo più belle, altre meno belle, cose più importanti, meno importanti, ma questa sta nella natura umana, quindi non è un problema. Ci sono l'editoria sarda, nonostante tutto continua ad andare avanti e sta producendo. Si trova sicuramente in un momento di trapasso, quindi le nuove tecnologie stanno ponendo dei problemi, ma anche delle opportunità. Dobbiamo cogliere questa opportunità. E questa cosa la dobbiamo fare tutti insieme come editori. Chiediamo l'aiuto delle istituzioni, perché in tutto il mondo, io lo so perché ho contatti anche con altri editori locali, non solo in Italia ma anche fuori dall'Italia, e sono sostenuti. Perché? Perché la cultura in qualche modo va sostenuta, cioè che so io, avere il teatro viene aiutato, perché da solo non ce la fa. Se vogliamo divulgare, diffondere la cultura e far crescere i nostri figli anche culturalmente, bisogna investire. È un lavoro che dobbiamo far tutti, devono investire di più gli editori ma anche le istituzioni, in maniera intelligente, guardando al futuro. Ce la possiamo fare, ne sono sicuro. Dobbiamo impegnarci tutti. Ringraziamo il signor Carazzo. Grazie a voi.